E ci troviamo ormai da 4 anni a fine anno scolastico per un appuntamento cinematografico al quale chiamiamo in particolare tutte le classi della Tisia di Mera, perché l'Istituto Tisia di Mera si è impegnato in questi 4 anni, prima le ha accese e adesso si impegna a mantenerle, 4 adozioni a distanza, 4 paesi diversi dell'Africa, 4 ragazzini, uno vive in Uganda, precisamente a Kampala, e si chiama Clara, un'altra in Ruanda, Adeline, e 2 invece vivono in Kenya, sono Risper e Adeline. Oggi li abbiamo invitati a vedere Cielo d'Ottobre, October Sky nel suo titolo originale, è un film del 1999, molto bello, il tema è il desiderio, racconta la storia vera di Homer Hickam, che oggi è un'astronautica, uno scienziato della NASA in pensione, la cui avventura del desiderio comincia guardando al cielo, a Colwood, dove lui abita, è una città mineraria dell'interno dell'America, e guardando al cielo in una sera di ottobre assiste appunto al lancio della prima sonda spaziale. I russi lanciano nel cielo lo Sputnik. Guardando al cielo, lui che è destinato a diventare un minatore, perché lo è il padre, lo è stato il nonno, ma tutta la città vive intorno all'esistenza di questa miniera, non vuole più scendere sottoterra, ma aspira appunto anche lui a costruire delle razze ad andare al cielo. L'avventura del desiderio di questo ragazzo sarà sostenuta dalla sua insegnante e da tutta la cittadinanza, che per un attimo smette di guardare sottoterra e guarda invece al desiderio di questo ragazzo. Perché abbiamo voluto proporre un film, diciamo così, datato ai nostri ragazzi? Perché ci sembra assolutamente attuale, cioè ci pare oggi che il compito di noi educatori si tratti dell'Africa, dove non si vivono le condizioni essenziali, per intenderci quelle indicate dall'ONU piuttosto che dall'UNICEF, ma che anche per i nostri ragazzi di Termini Marese, piuttosto che un richiamo continuo ad una tensione di tipo moralistico, cioè devi impegnarti, devi riuscire, la scommessa sia nel ridestare in loro il desiderio e nel sostenerli perché essi lo mantengano desto. I ragazzi come l'hanno accettato questo messaggio? Allora, i ragazzi, devo dire, ma anche gli insegnanti e la dirigente scolastica accolgono molto bene questa nostra iniziativa. Fra l'altro la scuola, insieme ad altre 4 del territorio, quest'anno è stata interessata in un'altra nostra iniziativa, che è la Mostra dei Migranti. Ci tengo a dirlo perché la mostra del Centro di Solidarietà e Cultura Il Segno non è un progetto che ha tema l'accoglienza. Per cui il nostro problema non è educare i ragazzi all'accoglienza e quindi dire loro è bene che stiano a casa, è bene che li accogliamo qui. La nostra scommessa è dire loro che l'accoglienza, la dinamica dell'accoglienza, è ciò a cui il nostro cuore ontologicamente è chiamato. Poi questa accade così come la realtà suggerisce, per cui può accadere mantenendo un ragazzino in Africa, ma può accadere come accade nella loro scuola in maniera esemplare, e questo lo voglio ricordare a tutto il territorio, accogliendo 3 ragazzi profughi minorenni. Uno è Mustafa e gli altri 2 sono arrivati quest'anno. Mustafa sta completando fra l'altro il percorso di studi, quest'anno fa l'esame di licenza media, accolto presso l'Opera Don Calabria. E poi ne abbiamo altri 2 che sono Frank e Uva, che sono arrivati invece nell'autunno scorso, nell'estate scorsa, dalla Nigeria. 2 ragazzi 14enni che sono arrivati da soli. Perché occuparsi degli stranieri e non dei problemi che ci sono attualmente anche nelle nostre scuole termitane? Ultimamente si è parlato anche di abbandono scolastico. Questo è un tema molto interessante. Come ho già detto prima, per quanto riguarda la nostra associazione, quello dell'accoglienza, dicevo, non è l'oggetto di un progetto, cioè l'accoglienza è una cosa che accade dentro la dinamica della realtà, obbedendo alle domande che la realtà stessa pone. Per cui, per esempio, se il tema è quello dei giovani termitani, io vorrei dire che anche a proposito dell'articolo che
ultimamente è uscito sulla questione dell'abbandono scolastico, i 18 casi sul territorio. Noi da anni presso la scuola media Tisia di Mera offriamo gratuitamente un servizio di aiuto allo studio due volte a settimana, che è offerto proprio agli studenti che vivono un disagio scolastico, ma che allo stesso tempo è accompagnato da un disagio socioambientale. Questo fa parte dell'accoglienza, cioè leggiamo un bisogno e lì si interviene, quindi non è questione di più o meno disagiati di operare una scelta. E devo dire che questo intervento ha dato ottimi risultati, perché fra l'altro con un lavoro diciamo veramente di grande intesa con la dirigente scolastica e con gli insegnanti, negli anni abbiamo recuperato tantissimi casi di abbandono scolastico, per cui siamo arrivati al punto che, accorgendoci che i ragazzi non frequentavano più la scuola, in accordo con la famiglia abbiamo stabilito che andavano in educazione parentale e poi noi li abbiamo preparati per accedere agli esami di abilitazione di licenza media, piuttosto che per fare l'ammissione alla terza media, eccetera. Per cui è vero, sì, abbiamo 18 casi di abbandono scolastico, ma a ciò si arriva quando il territorio non interviene, non appena il Comune e il servizio sociale. Io penso che ciascuno di noi può dare il suo contributo in maniera molto semplice. Non ci sono gli allenamenti, voi femminucce siete l'unico divertimento che offre la città. Cioè, volevamo andare fino a Wall, ma poi ci siamo detti, ehi, perché non andiamo a vedere io perché salta in aria? Sei molto spiritoso, Jim.